annunciato dopo la pausa estiva, torno all'appuntamento con lo spazio dedicato alla CGIL e oggi parliamo delle scadenze, tante scadenze che accompagnano il rientro dalle ferie nell'autunno ormai alle porte, dichiarazione dei redditi, 7.30 e l'ISEE che ormai abbiamo imparato a conoscere, essere importante per tanti, sotto tanti aspetti. Saluto le mie ospiti in studio con me, Sara Franchetto, responsabile fiscale provinciale CAF Veneto SRL provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno a Monica Giomo, amministratrice delegata CAF Veneto SRL per la provincia di Treviso. Buongiorno Monica, e poi in collegamento, eccola qui, buongiorno, ben ritrovata Giuliana Maffei, responsabile fiscale provinciale CAF Veneto SRL per la provincia di Treviso. Buongiorno e grazie per essere con noi, ben ritrovate a tutte e tre. E allora iniziamo subito e adesso vado anche a recuperare le slide che ci aiuteranno poi ad affrontare le varie tematiche. Monica, abbiamo detto delle scadenze e partiamo subito con la dichiarazione dei redditi perché c'è ancora un po' di tempo ma non poi così tanto a disposizione. Sì, allora siamo di fatto ancora in piena attività per quanto riguarda la compilazione delle dichiarazioni 7.30 e quindi il nostro spazio oggi vuole essere proprio un momento di informazione e tra virgolette anche formazione per chi ci ascolta e quindi dando ancora dei piccoli suggerimenti per quello che è il percorso di compilazione della dichiarazione dei redditi, appunto, ma non solo. 2 ottobre, siamo abituati a parlare di settembre da un po' di anni a questa parte come scadenza per il 7.30, però andiamo al 2 di ottobre per la presentazione del 7.30. Poi Sara nello specifico darà una serie di indicazioni, insomma, operative per non incorrere eventualmente in ritardi o se anche fosse, insomma, in suggerimenti utili per come si può fare oltre a questa scadenza. Io ricordo come sempre che è un periodo che ci vede alla ripresa, insomma, dalla piccolissima pausa estiva a quella che è l'attività che ormai ci vede coinvolti tutto l'anno e quindi 12 mesi di fatto, che è appunto quella della compilazione dell'ISE. Riprendono in particolare alcuni sussidi legati a quelli che sono appunto i bonus relativi all'istruzione e quindi alla scuola, all'università. L'ISE, una volta elaborata in qualsiasi momento all'interno dei nostri 12 mesi, salvo non ci siano delle variazioni che devono essere apportate, vale per tutti i componenti il nucleo familiare per poter beneficiare appunto di molteplici bonus. E come sempre io sottolineo il fatto che il nostro scopo come centro di assistenza fiscale del CAF della CGIL è appunto quello, attraverso il sito che vediamo appunto adesso in onda, è quello di darvi dei suggerimenti, delle informazioni appunto anche rispetto a bonus che abbiamo visto nel corso anche di questo ultimo, insomma, anno. Il governo ha stanziato per fare in modo di alleggerire quello che è il peso un po' delle spese che sia singolo che le famiglie devono andare a sostenere. Quindi l'ISE è un servizio gratuito. Una volta fatto, chiaro, il primo anno magari può risultare, vedendo l'elenco documenti che comunque uno può consultare tranquillamente all'interno del sito, un po', diciamo, complicato, ma vi assicuro che con il nostro aiuto e comunque, insomma, una volta predisposto, poi di fatto si tratta solo di andare a aggiornare la documentazione per quanto riguarda l'annualità. Quindi l'importante è seguire, diciamo, le nostre indicazioni operative e insomma tutto poi può risultare sicuramente facile. I nostri uffici sono aperti tutta la settimana, dal lunedì al sabato, mattino pomeriggio, e magari questo è un periodo in cui può risultare comunque, proprio perché le richieste continuano a essere tante nel prendere la linea. Ricordo che c'è comunque un indirizzo mail presente nel sito per magari chi è un attimino più predisposto all'utilizzo dei mezzi, insomma, informatici, e quindi basta mandare una mail, ho bisogno di un contatto, e noi richiamiamo velocemente e quindi, insomma, diamo indicazione di quello che è necessario fare. Quindi ecco, siamo ritornati operativi e proseguiamo la nostra attività. Operativi al 100%, tra pochissimo vedremo anche
quelle che sono le aspettative per il lavoro del governo alle prese con la manovra. Tra l'altro ci sono anche delle misure, dei bonus in scadenza, ma faremo subito il quadro. Io mi aggancerei all'incipit di Monica, ovvero la scadenza del 7:30, per chiedere a Sara cosa deve fare il cittadino che non ha ancora provveduto a presentare la dichiarazione dei redditi. Come diceva Monica, il 2 di ottobre è l'ultimo giorno in cui si può presentare il modello 730, che di solito è il modello reddituale che viene più utilizzato da pensionati e lavoratori. Quando si comincia la campagna fiscale ad aprile sembra che settembre sia così distante, invece poi sostanzialmente i mesi passano velocemente. Alcuni cittadini magari non si preoccupano subito di prendere appuntamento per elaborare la dichiarazione dei redditi perché dicono va bene, settembre è distante, o perché comunque in mezzo ci sono le vacanze estive, o perché devono recuperare determinati documenti, per cui diciamo ogni anno ci sono, chiamiamoli, i soliti ritardatari. Il CAF CGL con i propri sportelli è disponibile tutto il mese a diciamo aiutare i cittadini ad elaborare la dichiarazione dei redditi. Quello che consiglio ai cittadini è ovviamente, per chi si avvale della nostra collaborazione tutti gli anni, quando viene all'appuntamento sostanzialmente quello che ci serve sono i documenti che riguardano grosso modo l'anno d'imposta 2022, quindi la certificazione unica piuttosto che gli oneri detraibili e deducibili, di solito sono le solite spese mediche, il mutuo, l'assicurazione. Per gli oneri invece pluriennali, quindi adesso tipo i bonus edilizi, ovviamente se il cittadino ha fatto la dichiarazione dei redditi da noi l'anno scorso, abbiamo già il dato in memoria, per cui sostanzialmente non è necessario che ci riporti i documenti. Chi invece quest'anno decide di avvalersi della nostra collaborazione per presentare la dichiarazione dei redditi, è chiaro che oltre alle spese 2022 dovrà anche portare con sé tutti i documenti che riguardano questioni pluriennali. Quindi ho fatto l'esempio del bonus edilizio, però potrebbe essere anche il mutuo, perché in quel caso lì la certificazione degli interessi non è sufficiente andare ad indicare la spesa all'interno del 730. Questo è chiaro che lo dico non solo perché ovviamente il cittadino quando venga all'appuntamento sia preparato con tutti i suoi documenti, ma è anche per evitare ritardi e sostanzialmente magari dover ritornare in ufficio con una scadenza così alle porte. Inoltre consiglio a chi magari non ha ancora preso l'appuntamento ma fosse in una condizione in cui la dichiarazione dei redditi è obbligatoria, quindi faccio alcuni esempi, persone che nel corso del 2022 hanno cambiato lavoro, piuttosto che praticamente hanno lavorato per privati che quindi non hanno il sostituto d'imposta, oppure hanno percepito affitti piuttosto che pensioni estere. Ecco, queste persone sono quelle persone che hanno l'obbligo di fare la dichiarazione dei redditi, quindi queste persone dovrebbero prendere appuntamento entro diciamo il 2 di ottobre per presentare la dichiarazione dei redditi. Altro consiglio che mi sento di dare è che questo lo do per quest'anno ma anche per gli anni a venire. Anche chi crede di essere in regola con sostanzialmente la certificazione unica e quindi di non si sente di dover presentare la dichiarazione dei redditi, ecco, poiché nel 2022 sono state fatte delle importanti modifiche per quello che riguarda non solo gli scaglioni reddituali ma anche la rimodulazione delle detrazioni sul lavoro, sulla pensione, l'eliminazione di quelle che sono le detrazioni per i figli a carico, per una parte diciamo di figli a carico fino ai 21 anni, perché sono state sostituite dall'assegno unico a cui si aggiunge anche la rimodulazione del trattamento integrativo, ecco, queste persone che hanno un'unica certificazione unica
potrebbero trovarsi nella situazione che i conguagli fiscali fatti a fine anno dal sostituto d'imposta in realtà non sono corretti, e quindi anche a loro consiglio comunque di venire a fare un controllo per verificare se è bene presentare la dichiarazione dei redditi. Quindi la scadenza del 2 ottobre c'è, ma non è proprio così rigidissima, mettiamola così. No, non è una scadenza rigida, in quanto ci sono due modelli dichiarativi, okay, che ci mette a disposizione lo Stato. Uno è il 730, che è limitato a lavoratori e pensionati, come dicevo prima, e l'altro invece è il modello redditi, che è destinato al popolo delle partite IVA, ma anche a quelle persone che magari, avendo un debito elevato, preferiscono non far transitare il debito attraverso la busta paga, oppure perché non si sono magari ricordati di fare la dichiarazione dei redditi entro le tempistiche e quindi devono utilizzare il modello redditi. Allora, la scadenza ordinaria del modello redditi è il 30 di novembre, quindi è chiaro che ci sono altri due mesi dopo la chiusura del 7.30. Per chi non riuscisse nemmeno a rispettare questa scadenza, possiamo presentare un modello redditi tardivo entro il 28 febbraio del prossimo anno. In questo caso però il cittadino deve pagare una sanzione di 25 euro per la tardività. Però qual è la differenza, soprattutto per chi potrebbe usare il modello 730, tra i due modelli? Allora, in caso di debito, sostanzialmente da una parte il debito per chi ha il sostituto viene trattenuto dal datore di lavoro, se invece ho chiesto la liquidazione all'Agenzia delle Entrate, se c'è il debito sostanzialmente le tasse vengono versate in autoliquidazione attraverso il modello F24. Con il modello redditi, grosso modo, il debito viene versato anche qui in autoliquidazione col modello F24, quindi ci sono delle similitudini con il 730 senza sostituto. Quello che cambia maggiormente è se io invece ho un credito, perché mentre con il 730 il credito viene rimborsato dal mio datore di lavoro, invece se faccio il modello redditi, questo credito, diciamo, rimane in qualche maniera fermo. Cosa vuol dire? Che io come contribuente ho la possibilità di o chiederlo a rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate. Qui però, rispetto al 730 senza sostituto, ci sono dei tempi di erogazione più lunghi. Si parla adesso di un anno e mezzo come minimo, che comunque sono notevolmente ridotti rispetto ai 3-4 degli anni passati. Oppure posso lasciarlo in compensazione. Questo cosa vuol dire? Che posso utilizzare quel credito per pagare altre imposte, ad esempio altre imposte che scaturiscono sempre dal modello redditi, o magari altre imposte come l'IMU, piuttosto mi arriva una sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate e posso compensare. Se invece non sono in una di queste condizioni in cui il mio credito resta lì fermo, lo posso recuperare il prossimo anno facendo il modello 730. Però capite che rispetto a presentare un 730, soprattutto per quei cittadini che sono a credito e che sono la maggior parte, diciamo, di coloro che presentano la dichiarazione dei redditi, aspettare un anno, insomma, non è sempre piacevole, soprattutto se i rimborsi sono elevati. Il conguaglio del 730 può subire dei ritardi? Sì, allora, il conguaglio del 730 può subire dei ritardi per vari motivi. Innanzitutto bisogna specificare che ovviamente ci sono delle tempistiche tecniche. È vero che la campagna comincia ad aprile, però prima di giugno l'Agenzia delle Entrate non apre il canale per la spedizione dei risultati dei 730, ok? Quindi diciamo che fino a giugno sostanzialmente queste pratiche sono come congelate. Poi la normativa stabilisce degli invii, diciamo, obbligatori. Quindi pratiche fatte in un certo lasso di tempo devono essere spedite all'Agenzia delle Entrate con date precise. Ovviamente poi è facoltà dell'intermediario chiaramente inviare all'Agenzia delle Entrate i 730 con spedizioni, diciamo, più ravvicinate tra di loro, cosa diciamo che il CAF CGL fa. Quindi noi settimanalmente spediamo le dichiarazioni dei redditi, questo anche per agevolare
i cittadini che devono non solo pagare le imposte, ma che devono anche introitare quello che è il rimborso della dichiarazione dei redditi. Ma queste sono tempistiche tecniche, ovviamente, perché come dicevo, viene spedito all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la liquidazione ai sostituti di imposta del 730, che si chiama 730/4, e poi ovviamente il sostituto di imposta conguaglierà il 730 all'interno della busta paga del proprio dipendente o l'INPS se si tratta di pensionato. Poi però ci sono dei motivi eventuali di ritardo che invece dipendono da altri fattori. Grosso modo sono tre i fattori per cui un rimborso può ritardare. E sostanzialmente uno è il fatto che magari il datore di lavoro ha comunicato all'agenzia il diniego al rimborso. Questo quando succede? Succede quando il dipendente non è mai stato dipendente di questa ditta, e questo magari vi sembrerà assurdo, però cosa capita? Alcuni cittadini sono convinti che il rimborso viene fatto dal sostituto d'imposta che avevano nel 2022. Quindi a volte quando vengono a fare la dichiarazione dei redditi indicano come sostituto d'imposta quello che avevano nel 2022. Magari nel 2023 questo sostituto d'imposta è cambiato ed è per questo che il sostituto che avevano nel 2022 comunica all'agenzia: io non ho mai avuto questo dipendente nel 2023. Oppure il sostituto può comunicare che il rapporto è cessato ovviamente prima delle operazioni della presentazione del 730. Quindi il sostituto comunica all'agenzia che non è in grado di liquidare la posizione, l'agenzia a questo punto informa l'intermediario e l'intermediario darà comunicazione al cittadino per poi capire come procedere. Di solito se siamo in presenza di un debito andremo a compilare gli F24 per l'autoliquidazione, se invece siamo in presenza di un credito andremo a presentare un 730 integrativo indicando quello che è il sostituto attuale. Un'altra casistica è, ad esempio, l'agenzia non è riuscita a recapitare il risultato al datore di lavoro. Questo può succedere perché magari il consulente del datore di lavoro o è cambiato nel frattempo o non è riuscito ad abilitarsi in tempo per ricevere il /4. E sempre in questo caso l'Agenzia delle Entrate comunica all'intermediario questo esito e solo in questa casistica l'intermediario provvede a fornire il 730/4 cartaceo alla ditta. La terza casistica è quella del controllo preventivo. Mi pare dal 2015, se non vado errata, c'è questa fattispecie. L'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di bloccare un rimborso, quindi di non comunicare i dati al datore di lavoro, soprattutto perché c'è uno scollamento, diciamo, abbastanza marcato tra quello che è il flusso che loro hanno acquisito dai vari enti e la dichiarazione dei redditi. Quindi cosa sostanzialmente fa? Comunica all'intermediario che questa dichiarazione è sottoposta al controllo preventivo. In questo caso noi informiamo il contribuente che quindi l'Agenzia delle Entrate sarà colei che liquiderà il rimborso dopo le dovute verifiche. Forniamo al cittadino sostanzialmente il modello per vedersi accreditato il rimborso direttamente sul conto corrente in modo da ridurre le tempistiche, e se poi deve pagare l'acconto a novembre andiamo a predisporre l'F24. L'Agenzia delle Entrate, diciamo entro 6 mesi dalla fine della campagna fiscale, quindi dal 2 di ottobre, dovrebbe liquidare la posizione. A volte può essere che l'Agenzia delle Entrate chieda all'intermediario, magari su delle spese su cui non si capisce, o comunque magari, perché a volte succede che il precompilato che viene messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate carica delle spese in base a diciamo delle comunicazioni che vengono fatte dagli enti terzi, chiamiamoli così, però fino a una certa data. Può magari succedere
magari una CU che viene riemessa, adesso faccio l'esempio, dopo questa data, per cui nel flusso questo dato non c'è, però successivamente l'agenzia si trova questo dato nelle proprie banche dati. Quindi a volte il controllo riguarda solo, diciamo, controllare sulle banche dati se sono a disposizione altre comunicazioni, a volte chiede di esibire i documenti e verificare se è tutto a posto sostanzialmente. Però insomma abbiate un po' di pazienza se vi succede, entro 6 mesi, quindi marzo grosso modo, vedrete rimborsato il vostro credito. Abbiamo un telespettatore o telespettatrice in linea, pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, io volevo chiedergli alla signorina che, allora, mio marito è morto in luglio di quest'anno e in agosto doveva prendere il rimborso, solo che non me l'hanno dato. Posso sapere il perché? Allora, sostanzialmente, se l'INPS riceve il barra 4 quando il contribuente è già deceduto, ovviamente in questo caso blocca le operazioni di conguaglio. In questo caso però l'INPS il prossimo anno intanto dovrebbe mandare una lettera a casa entro la fine dell'anno, sostanzialmente per informare gli eredi di questa casistica, quindi che non è riuscito ad effettuare le operazioni di conguaglio perché nel frattempo il cittadino è venuto a mancare. Il prossimo anno, quando emetterà la CU relativa ai redditi che il marito della signora ha percepito fino alla data del decesso, dovrebbe andare ad indicare anche i rimborsi che non è riuscito ad effettuare. Cosa diversa invece, perché potrebbero essere invece delle posizioni in cui ha ricevuto il 730/4 quando la persona era ancora in vita, però successivamente il cittadino è venuto a mancare prima che riuscisse a metterlo dentro il cedolino della pensione, perché l'INPS sostanzialmente da un paio d'anni, cosa succede con l'INPS? Da un paio d'anni i 730/4 che l'INPS riceve gli vengono inviati dall'Agenzia delle Entrate, mentre prima c'era un doppio canale, quindi l'intermediario mandava il dato da una parte all'Agenzia delle Entrate e da una parte all'INPS. Questo permetteva all'INPS, per quelle posizioni che magari nel momento in cui doveva liquidare non erano ancora ben definite, magari la persona era andata in pensione, però il cedolino partiva il mese successivo, di fare un'operazione che si chiama riabbinamento, quindi di riproporre sui cedolini successivi il rimborso. Questa opzione non è più disponibile perché ovviamente l'intermediario adesso deve inviare il risultato direttamente all'Agenzia delle Entrate, per cui l'INPS si prende anche 2 mesi per essere sicuro di poter liquidare questa posizione. Quindi può anche accadere che nel frattempo l'INPS abbia comunicato all'Agenzia delle Entrate il diniego. Sono posizioni molto rare, però possono accadere. In quel caso lì allora si può presentare un 730 senza sostituto, però è più probabile che il mancato rimborso, diciamo, venga indicato nella CU dell'anno prossimo. Se questo non avvenisse, la signora non si deve preoccupare, perché ovviamente con la lettera dell'INPS che la informa che sostanzialmente il rimborso non è avvenuto, possiamo comunque andare ad inserire poi il credito all'interno della dichiarazione dei redditi. Ecco, la signora deve fare qualcosa in questo modo, deve attendere comunicazioni, allora, da parte dell'INPS? Come deve muoversi questa cittadina? Diciamo che se non viene informata, quindi non viene contattata dall'intermediario che l'avvisa che l'INPS ha provveduto al diniego, la signora può stare tranquilla fino al prossimo anno. Una volta che abbiamo in mano la CU emessa dall'INPS, si può capire meglio come agire. È chiaro che se arrivano delle comunicazioni da parte dell'ente, è bene che la signora le metta da parte, che le porti il prossimo anno, quando verrà a fare ovviamente la dichiarazione di chiusura per i redditi che il marito ha avuto nel 2022, in modo da capire come agire. Grazie, grazie Sara, grazie alla nostra telespettatrice. Giuliana Maffei, abbiamo preso in considerazione
diverse casistiche, abbiamo fatto un po' il punto del 7.30. Sappiamo che il momento del 7.30 è un po' un momento così in cui ci troviamo a dover cercare per casa le varie, i vari documenti necessari. Laddove un cittadino si renda conto di aver scordato di presentare al momento della compilazione del 7.30 una spesa, può recuperare e integrare la domanda già presentata? Sì, 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 non c'è nessun problema. Succede spesso che i cittadini, una volta terminata la dichiarazione di redditi, arrivano a casa e trovano qualche spesa o qualche reddito nei cassetti dimenticato nel fondo proprio di questo cassetto. Non devono disperare, l'importante è che si rechino presso gli uffici dell'intermediario. Se ha fatto la dichiarazione dei redditi, presso di noi si reca presso i nostri uffici prendendo un appuntamento. Se si è dimenticato di indicare in dichiarazione dei redditi un onere, ad esempio una spesa dentistica piuttosto che una spesa universitaria, un'assicurazione, una detrazione qualsiasi, può provvedere all'integrazione con il modello 730. Come diceva prima Sara, le tempistiche sono molto più snelle rispetto alle tempistiche che si hanno per il rimborso con il modello redditi persone fisiche. Allora, è possibile procedere con un modello integrativo 730 fino al 25 ottobre. Quindi, se io ho fatto la dichiarazione dei redditi per dire il 24 agosto e mi accorgo il 10, il 15, il 20 settembre di aver omesso una spesa in dichiarazione dei redditi, ci chiama e gli fissiamo un appuntamento e gli facciamo un modello integrativo, in modo che entro fine anno, ok, e questo è il vero integrativo del modello 730, entro il fine anno riesco ad avere nella pensione, nel cedolino della pensione, piuttosto che nella busta paga, il rimborso che non ho avuto con la precedente dichiarazione. Ben inteso, è possibile procedere anche con il 730 senza sostituto, che da alcuni anni è stato introdotto per quei soggetti, mi viene in mente ad esempio le badanti, per le quali la famiglia non può fungere da sostituto, possono presentare comunque questo modello agevolato piuttosto che il modello redditi persone fisiche. Se invece si sono dimenticati, il cittadino si dimentica di indicare un reddito in dichiarazione dei redditi, potrà procedere esclusivamente presentando un modello redditi. Prima viene e meno saranno le sanzioni e gli interessi che andrà a pagare. E se arriva entro il 30 novembre pagherà il minimo di sanzioni e interessi. Se viene dopo, non è che sono altissime queste sanzioni e interessi, però sono maggiori rispetto a quello che pagherebbero entro il 30 novembre e possono comunque integrare una dichiarazione dei redditi entro i 5 anni successivi. Logicamente io ho fatto l'esempio degli oneri, la spesa dentistica piuttosto che universitaria, col modello 730, però se io mi accorgo a dicembre o il prossimo anno di non aver indicato in questa dichiarazione queste spese, posso integrarle comunque con il modello redditi e avranno l'iter che diceva Sara. Adesso l'iter del rimborso del modello redditi è molto più snello rispetto a una volta, quindi si va dall'anno e mezzo, massimo due, mentre una volta gli anni che bisognava attendere per avere il rimborso erano veramente importanti. Quindi niente paura, si può risolvere tutto. E logicamente può essere anche una cosa frequente che a volte ci dimentichiamo, anche se ci siamo dimenticati di indicare una detrazione. Mi sono dimenticato di mettere mia moglie a carico, scusate, mi è venuta in mente questa situazione perché succede, mia moglie ha avuto un reddito di 2.500 euro, non ci avevo fatto caso, pensavo che non potessi metterla a carico, posso indicare mia moglie a carico, quindi prenderò dei bei soldini. Anche qua è possibile integrare la dichiarazione dei redditi o con un modello 730 oppure con un modello redditi. Ne aveva accennato prima Sara, ma le chiedo se si può integrare anche la dichiarazione dei redditi già presentata laddove ci sia un cambio di datore di lavoro in corso d'opera. Sì, è possibile. Allora,
Qua bisogna fare attenzione. Allora, io ho presentato la dichiarazione dei redditi, noi stiamo adesso parlando 7.30 ovviamente, e ho presentato il 7.30 a maggio-giugno, ok? Il modello, come diceva Sara, inizia ad andare via da giugno, ok? E io mi accorgo a luglio-agosto che non ho ricevuto il mio rimborso, ok? Sento il CAF per capire cosa è successo. Le opzioni possono essere varie, o appunto perché ho cambiato sostituto d'imposta e il sostituto ha dato il diniego, o possono esserci tutta una serie di problemi, come diceva prima Sara. Se il caso è appunto della variazione di sostituto, si procede anche in questo caso con un modello integrativo per la sola variazione del sostituto d'imposta, e anche questo modello integrativo, come gli altri, sarà da presentare entro il 25 ottobre. Mi raccomando, se non percepisco, a prescindere dalla variazione di sostituto d'imposta, che quindi è talmente sostituto d'imposta, quindi è talmente palese che se io ad aprile o maggio lavoravo da un datore di lavoro, che il sostituto alla fine non è altro che il datore di lavoro, presento la dichiarazione dei redditi e poi cambio, e in questo è abbastanza facile che non mi venga effettuato il conguaglio, però, e quindi mi preoccupo e si recano presso i nostri uffici per capire cosa è successo. Ma ci sono altri casi, ok, che emergono quando fanno, il cittadino fa la dichiarazione dei redditi l'anno successivo, ok. È tardi per avere il rimborso col 7.30, non sono persi là i soldi, basta fare un modello redditi integrativo. Però se io entro ottobre, ok, non ho ricevuto il conguaglio di una dichiarazione dei redditi fatta entro luglio-settembre, mi devo preoccupare perché c'è qualcosa che non va. Ok, non, perché io non li andrò a prendere a gennaio o febbraio dell'anno dopo, perché il conguaglio del 7.30 deve essere fatto entro la scadenza dell'anno solare. Quindi nel momento in cui io ho presentato un modello 7.30, e non, noi parliamo sempre di credito adesso ovviamente, però c'è il problema anche del debito, non mi è stato effettuato il conguaglio sia a credito che a debito, ok? Devo sentire il CAF, che mi ha, l'intermediario, quindi il CAF che ha presentato la dichiarazione dei redditi, e capire cosa è successo. Succede spessissimo, purtroppo, che magari il datore di lavoro cambia consulente, ok? Prima ero con Mario Rossi e poi passo con Valentino Rossi, ok? Per dire, i due consulenti. Si è accreditato Mario Rossi con le credenziali e io sostituto sono passato con Valentino Rossi, ma non c'è stato il passaggio delle credenziali. Quindi Valentino Rossi, non potendo entrare nel cassetto, non sa che io, Maffei Giuliano, ho fatto il 7.30, ok? Sia ordinario che integrativo, e quindi non mi dà il conguaglio, ok? Diciamo che l'80% dei casi per i quali non viene effettuato il conguaglio è questo. Quindi non attendete per qualsiasi dubbio relativo al conguaglio, contattateci pure, noi verifichiamo cosa è successo. E mi raccomando, non preoccupatevi solo per il credito, perché se io avanzo 300 euro, sono 300 euro se li recupero col 7.30 e 300 euro se faccio un integrativo e li recupero fra un anno e mezzo o due. Ma il debito, se adesso sono 300 euro, fra un anno e due sarà maggiorato delle sanzioni e interessi. Quindi preoccupiamoci allo stesso modo del credito o dell'eventuale debito che è scaturito dal modello 7.30. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Maria. Vorrei una domanda. Mio figlio, ho fatto fare, vive per conto suo, ha fatto fare una scuola privata, Radio Elettra. Quando ha fatto la dichiarazione, si è presentato mesi fa, aveva detto alla scuola che veniva restituito
veniva detratto della prestazione 1000 euro, perché è costata 6.000 euro, mentre alla detrazione dicono che non è possibile perché non è un corso universitario, ma è una scuola privata. Questo è il quesito. Volevo sapere, perché ora ha detto di ripresentarsi a settembre, non so per presentare che tipo di modulo. Tutto chiaro. Tutto chi qua. Risponde? Grazie signora, risponde Sara, grazie, risponde Giuliana che vuole rispondere. Sara, prego. Sostanzialmente bisognerebbe, perché non ho ben capito il corso che ha seguito il ragazzo, sostanzialmente se è una spesa scolastica, quindi andiamo a identificare tutte le scuole di ogni ordine e grado fino alla quinta superiore, in quel caso lì c'è un tetto in 800 euro di cui si recupera il 19%. Se invece andiamo a corsi diciamo superiori, quindi un corso universitario, tanto per capirsi, il fatto che sia privata non è un discrimine, nel senso che per decreto del Ministero sono stabiliti dei massimali a seconda del tipo di chiamiamola facoltà, insomma, del settore in cui il ragazzo studia. Però bisognerebbe capire, perché è chiaro che se io invece faccio un corso successivo alla quinta superiore professionalizzante in qualche maniera, non è detto che questo corso sia equiparato a quelle che sono le spese universitarie e quindi in questo caso non è possibile la detrazione. Quindi se le hanno detto di ripresentarsi a settembre, molto probabilmente è per fare un'ulteriore verifica sulla tipologia di scuola che il ragazzo sta frequentando. Monica, abbiamo accennato prima a quello che sono le attese in vista della manovra finanziaria del governo. Si è già detto che soldi ce ne sono pochi, il ministro Giorgetti ha detto che tutti dovranno fare dei sacrifici. Certo è che i cittadini sono alle prese con l'inflazione, con aumenti, con spese che aumentano, con le difficoltà quotidiane. Sì, infatti tra diciamo, le misure tra le quali insomma, tutti si aspettano di un mantenimento è sicuramente la parte relativa agli incentivi e i benefici sulle bollette che appunto sono in scadenza qui a fine mese e quindi una parte delle risorse insomma, si confida e si spera che vengano riposte sicuramente in quel settore. Diciamo che rispetto al fatto che i fondi siano pochi e le manovre siano tante su cui andare a mettere mano, porta sicuramente a sperare per i lavoratori e i pensionati che una diciamo, particolare attenzione venga posta a quello che stiamo un po' sentendo insomma da mesi, ossia un'azione diretta sicuramente sulle buste paga e in particolare su quello insomma di cui stanno parlando per quanto riguarda i lavoratori, le tredicesime, di non andare a tassare ulteriormente anche quella mensilità aggiuntiva, e per quanto riguarda i pensionati che sono sempre diciamo la fonte dalla quale in qualche maniera i governi, sia l'attuale che i precedenti, insomma, hanno puntato un po' l'attenzione di riuscire a non andare a togliere quelle diciamo perequazioni, quegli incentivi, quelle maggiorazioni che, di cui sicuramente le pensioni minime hanno necessità. Poi insomma stiamo un attimo in attesa per quanto ci riguarda, guardo Sara in particolare perché è la collega che insieme a Giuliana e a tutto lo staff si occupa di quelli che sono gli incentivi sugli immobili e quindi in particolare il super bonus, insomma le cessioni del credito, qua ogni giorno si ascoltiamo qualcosa, ma poi saranno le norme che ci detteranno la linea e guida. Sì, si sentiva anche stamattina parlare che molti condomini sono partiti con i lavori, abbiamo visto condomini con impalcature ferme, voglio dire, perché giustamente poi i fondi sotto non ci sono. Quindi anche lì le normative, è vero che se da un lato giustamente magari sono per un periodo aumentati i posti di lavoro sulle
edilizia, il mondo, diciamo, di quel settore è ripartito, però d'altro canto dopo un certo punto giustamente ci si ferma perché magari si è fatto il passo più lungo della gamba. Quindi naturalmente dovremo attendere le normative e sta di fatto che insomma molti cittadini si sono rivolti anche ai nostri insomma sportelli per avere informazioni per partire con tutto l'iter e adesso magari siamo un attimo bloccati nell'attesa insomma dei chiarimenti. Confidiamo insomma che come sempre ci sia il buon senso e che le risorse devono essere riequilibrate. Capiremo anche per quanto riguarda la rimodulazione delle aliquote, perché la prospettiva del 2024, in cui appunto c'è un'ulteriore riduzione e un allargamento di quello che è lo scaglione dove stanno dentro i redditi medi, l'azione come sempre porta un beneficio, ma che nel complessivo magari poi non è quella la soluzione. Bisognerebbe rivedere tutto quello che è il, diciamo, il mondo delle detrazioni, in modo tale che appunto le buste paga poi in definitiva rimangano, volevo dire, con non detassate in una maniera pesante, ma che le detrazioni aiutino in qualche misura a mantenere quello che è naturalmente insomma la cifra al mese che ci consente di far fronte a un incremento dei mutui. Volevo dire, chi aveva il tasso variabile è andato veramente penso in difficoltà e quindi insomma a non riuscire a farcela. Quindi dobbiamo, solo per quanto ci riguarda, attendere le disposizioni e capire un attimo insomma se riusciremo a fare qualcosa. La cosa che mi preme sottolineare è che a volte viene chiesto il sindacato, mi permetto di spendere una parola, dato che comunque il CAF della CGIL è parte integrante insieme a alla struttura dei pensionati, alla struttura del patronato Inca, che aiuta le persone ad andare in pensione, a insomma a cercare soluzioni per il futuro. E il compito del sindacato è anche quello di informare quando la manovra di bilancio viene predisposta, se tutto quello che era stato detto viene poi riconfermato con i fatti, e soprattutto informare effettivamente i cittadini poi la traduzione pratica, perché la normativa la possiamo leggere io, Sara, Giuliana, insomma i colleghi, che ognuno insomma nel proprio sa i termini, però poi tradurre nel pratico, quindi il lavoro nostro è anche quello insomma di dare una costante assistenza a tutti quelli che magari entrano nelle nostre sedi e magari si trovano a ricevere qualcosa dall'agenzia entrate, perché non va mai in vacanza, e quindi giustamente Sara ha più volte citato l'agenzia entrate nella sua disamina, voglio dire, del 7.30, ma perché effettivamente ogni qualvolta viene elaborato qualcosa l'agenzia poi va a controllare, così come faccio un inciso, giustamente Sara ricorda, attenzione, sono un ragazzo, ho lavorato per un breve periodo o lungo periodo nel corso dell'anno, ma ho solo quello. Piuttosto che mettere nel cassetto quella certificazione, è meglio farla controllare, perché poi l'agenzia, o anche quando ne ho più di una, soprattutto perché l'agenzia poi comunque va a chiamare a casa, voglio dire, la persona e a dire attenzione, non hai adempiuto a un obbligo che eventualmente avevi. Quindi ecco, i nostri sportelli e insomma siamo a disposizione anche per questo fondamentalmente. Giuliana, sappiamo che insomma il governo lo ha annunciato, è stato rivista quella che è stata la misura del reddito di cittadinanza. Allora le chiedo subito quali sono le misure che verranno a sostituire questo provvedimento che era stato adottato dal precedente esecutivo. Sì, diciamo che adesso siamo in fase transitoria e siamo nel momento di passaggio dal reddito di cittadinanza, che come ormai è noto ai più, ne parlano in continuazione ai telegiornali e in TV, andrà a chiudersi con il 31 dicembre 2023. In questa fase transitoria i cittadini, che i cosiddetti, adesso con la nuova normativa si dividono i cittadini e i nuclei fra occupabili e non occupabili. Quindi i nuclei cosiddetti occupabili, con soggetti occupabili, quindi con soggetti fra i 18 e i 59 anni, per il 2023 potranno percepire reddito di cittadinanza per solo 7 mensilità. Invece i cosiddetti nuclei non occupabili
quindi con all'interno soggetti minorenni, disabili o nuclei con soggetti con più di 60 anni, per il 2023 potranno percepire il reddito di cittadinanza per 12 mensilità. Poi anche qua ci sono tante eccezioni e quindi in caso di dubbio io consiglio ai cittadini di recarsi presso i nostri uffici o fare un colpo di telefono, perché è meglio una domanda in più che una in meno e magari perdere un contributo, un'agevolazione che magari gli spetta. E come dicevo, fatta questa distinzione per nuclei con al loro interno soggetti occupabili o non occupabili, già dal mese di settembre si apre un nuovo orizzonte, il cosiddetto SFL, supporto formazione al lavoro, che è una misura che viene messa in atto per aiutare quei soggetti occupabili a rimettersi nel mercato lavorativo. Cioè, cosa vuol dire? Che dal 1 settembre è possibile fare la domanda di SFL, supporto formazione e lavoro, e viene dato un contributo, diciamo una sorta di rimborso spese ai cittadini che faranno un percorso formativo, e questo contributo sarà pari a 350 euro mensili per un massimo di 12 mensilità e per il periodo in cui si segue questo percorso formativo. Diciamo che siamo in fase iniziale, al momento i cittadini per fare questa richiesta o se la fanno in autonomia tramite lo SPID, sappiamo che ormai lo SPID è il mezzo che viene utilizzato dall'amministrazione pubblica per gestire tantissime cose, e fra le quali troviamo anche questa nuova misura, l'SFL. Seconda opportunità che viene data in sostituzione, diciamo che la misura che sostituisce veramente il reddito di cittadinanza prenderà l'avvio dal 1 gennaio 2024, è l'assegno di inclusione. L'assegno di inclusione può essere richiesto appunto dal 1 di gennaio dai nuclei familiari che al loro interno hanno minori, disabili o soggetti con più di 60 anni. I requisiti sono gli stessi alla fine del reddito di cittadinanza e quindi è sufficiente presentare l'ISE, che deve essere inferiore ai 9.360 euro, e poi rispettare alcuni paletti, i paletti come per il reddito di cittadinanza, non bisogna avere più di 6.000 euro di patrimonio mobiliare, quindi di soldi in banca, se si è un unico soggetto, poi si va moltiplicato per la scala di equivalenza, piuttosto che patrimoni immobiliari superiori ai 30.000 euro. Per quanto riguarda l'abitazione principale, viene fatta una modifica rispetto al reddito di cittadinanza. Mentre prima non c'erano limiti sull'abitazione principale, adesso con l'assegno di inclusione viene messo il paletto dei 150.000 euro della rendita dell'abitazione principale. Diciamo che è una rendita abbastanza importante, però viene messo questo paletto che prima non c'era, ok? E quindi potrebbe essere che un nucleo che prima aveva diritto a questa agevolazione contributo col prossimo anno possa vedersi negata questa agevolazione. Consiglio sempre comunque di provare a fare la domanda di assegno di inclusione, diciamo che essendo misure nuove andiamo sempre coi piedi di piombo. Quindi vedremo poi come si evolverà la cosa. Comunque dal 1 gennaio dovrebbe essere possibile presentarlo presso il CAF. Si prende l'appuntamento per fare l'ISE e per fare anche la domanda di assegno di inclusione. E questa agevolazione sarà possibile averla per 18 mesi, dopo ci sarà un mese di sospensione come per il reddito di cittadinanza e poi si potrà fare nuovamente domanda per altri 12 mesi. E dopo nel decreto non fa comunque menzione ad altre proroghe, ma era così anche per il reddito di cittadinanza, poi vedremo se entra a regime o ci saranno delle modifiche normative.
Certo, abbiamo una telefonata in linea, pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno signora, prego. Buongiorno, senta, io ho appena parlato con il suo collega, perché io ho fatto il 7.30 Elisei alla Coldiretti, però non è la prima volta che vado, sì che hanno tutti i miei documenti, però comunque mi hanno detto che non hanno inserito un documento che sarebbe il reddito che prendo, che percepisco da mio ex marito, e adesso dobbiamo vedere, perché sennò ti arriva la multa da pagare, cioè ti arrivano dei soldi da pagare che li rivolgono indietro, e vediamo come fare, mi ha detto, per rateizzarti questi soldi nel tempo, perché io percepisco poco di stipendio perché lavoro col pulmini cioè dei bambini. Non ho un reddito grande, sono sola in casa, non ho altre entrate di reddito. Ho il mio stipendio che va sui 400-500 euro verso Natale, così quando c'è la tredicesima, e in più ho 320 e 500 euro. Sì, sì, comunque insomma, 50... lei chiede come deve muoversi adesso, immagino. Sì, sì. Perché io comunque andrò di nuovo a parlare con quelli del Coldiretti, perché già prendo poco di stipendio, mi tengono indietro sti soldi, io come vivo? Certo, Sara, ho casa mia, sono in affitto. Certo, certo, è tutto chiaro signora, adesso vediamo che cosa le rispondono, che cosa le risponde Sara, prego. Sì, quello che consiglio alla signora, visto la sua situazione, è comunque di provvedere a sistemare sostanzialmente le dichiarazioni dei redditi. Da quello che ho capito è stato messo il reddito che lei percepisce come assegno di mantenimento. Qui bisognerebbe fare un distinguo, perché se è l'assegno di mantenimento personale è chiaro che quello che è un reddito che va dichiarato e tassato, se invece è l'assegno di mantenimento per i figli, questo reddito non va tassato, va dichiarato solo ai fini ISE, quindi già farei questo distinguo. Se poi effettivamente il reddito di cui parla la signora è l'assegno di mantenimento divorzile, quello personale, che quindi lei doveva dichiarare, quello che consiglierei nella sua situazione, perché il problema nel momento in cui io mi ravvedo successivamente è quello che viene meno la possibilità di fare le rate. Allora, nella necessità di non riuscire a saldare tutto il dovuto in un'unica volta, quello che consiglierei alla signora, poi comunque ne parlerà con l'intermediario con cui si è avvalsa, è quello di presentare comunque la dichiarazione, quindi di dimostrare all'Agenzia delle Entrate, insomma, avere un comportamento diciamo trasparente. E poi, se non riesce a pagare, comunque di non pagare, attendere la cartella che arriva dall'Agenzia delle Entrate, che quindi è ridotta, e in quell'occasione lì lei può fare rate trimestrali. E quindi sì, se in questa situazione di difficoltà, come descriveva, è l'unica soluzione che, per i dati che ci ha dato, mi sentirei di consigliarle. Grazie, grazie Sara. Giuliana, tornando al reddito di cittadinanza, da luglio i cittadini che percepivano il reddito di cittadinanza stanno ricevendo dall'INPS la comunicazione della sospensione, della cancellazione della misura. Cosa devono fare? Come devono comportarsi? Dicevo prima, se sono soggetti occupabili potrebbero fare la richiesta, far domanda per avere il contributo del supporto formazione e lavoro, e poter avere un piccolo contributo, come dicevo prima, di 350 euro, che non è per nucleo, ma per soggetti che partecipano a questi percorsi formativi. Mettiamo che sono due soggetti di 40 anni, marito, moglie, compagni, amici di 40 anni, e vogliono intraprendere questo percorso, sono 350 euro a testa per 12 mensilità se frequentano questo percorso formativo. Quando però arrivano queste comunicazioni, siccome ne stanno arrivando tante in questo periodo di comunicazioni, anche là, a meno che non si sia usufruito effettivamente dei 7 mesi nel corso dell'anno del reddito di cittadinanza, perché di fatto non è finito a luglio il reddito di cittadinanza, perché io, se
ho fatto domanda a marzo, ok, del reddito di cittadinanza, perché prima non ne avevo diritto, ma con l'ISE fatto a marzo avevo diritto al reddito di cittadinanza e sono fra i nuclei occupabili, quindi soggetti tra i 18 e i 59 anni senza minori, disabili, niente. Ho fatto domanda a marzo, quindi ho preso aprile, maggio, giugno, luglio, sono 4 mesi. Se mi arriva una comunicazione, non è che io con luglio ho finito di percepire il reddito di cittadinanza, ho diritto a 7 mesi, quindi ho diritto a altri 3 mesi. Ci contattate e vediamo cosa è successo. Ad esempio, sono arrivati a maggio-giugno dei messaggi, ma in questi giorni ne stanno arrivando altri, ne ho visti proprio ieri 2 sms, dove gli si viene comunicato al cittadino che non ha presentato alcune comunicazioni e gli danno 60 giorni di tempo per adempiere questo obbligo. Caso classico è uno dei soggetti, mettiamo che sono i 2 quarantenni, come dicevo prima, che abitano insieme, coniugati o no, uno dei 2 ha iniziato a lavorare e è fatto obbligo entro 30 giorni, se percepisco reddito di cittadinanza, comunicarlo all'INPS, perché mi deve rimodulare il contributo. Quindi se io ricevo il messaggio dove mi dice attenzione, entro 30 giorni mi devi comunicare i redditi, bisogna farlo per non perdere il contributo e addirittura che non mi vengano richiesti gli arretrati. Quindi ci contattate, ci dite ho ricevuto questo messaggio, mi dice questo e questo, passate nei nostri uffici e verifichiamo. Una volta fatte queste comunicazioni è possibile ricominciare a prendere il contributo e eventualmente prendere anche le mensilità non percepite. E non tralasciate mai le comunicazioni che ricevete. Io adesso sto parlando dell'INPS, ma anche dell'Agenzia delle Entrate, perché a volte succede che arrivano comunicazioni o raccomandate abbastanza pesanti e gli si chiede ma non le è arrivato mai niente prima. Sì, ma si è presa con leggerezza la comunicazione, no? Certo, prendete certo. Il telefono, venite da noi e vediamo insieme, perché è importante, perché magari se possiamo risolverla all'inizio, se le cose vanno avanti poi non ci sono più soluzioni, oppure bisogna pagare sanzioni pesanti quando magari si risolveva con pochi certo. euro o addirittura chiudendo la posizione senza dover certo. pagare niente. Ho finito il tempo a disposizione, grazie a Sara Franchetto, Monica Giomo e Giuliana Maffei del CAF CGIL, grazie, vi lascio al film Rullo di tamburi, Capitan Jack di Delmer Davis, grazie e buon proseguimento di giornata.